Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saius, ben trovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella Entronò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutto il condominio di Radio Saius. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi. E diamo il benvenuto all'ospite di questa sera. La vostra attesa, ascoltatori, sarà ampiamente ripagata dalla presenza del nostro direttore Giorgio Bongiovanni. Ciao Ciao Giorgio. Giorgio. Buonasera, dottore Antonella, Rosario e Massimo Bonella e tutti i radioascoltatori. Grazie Giorgio per essere con noi questa sera e ti chiediamo scusa se siamo partiti un po' in ritardo, ma come ti abbiamo anticipato, purtroppo qualche problema tecnico di troppo. Allora, a brevissimo torneremo in studio con te per parlare delle ultime commemorazioni rispetto ai 25 anni trascorsi dalla strage di Capaci e per altri argomenti che speriamo di riuscire a sviluppare con te nella mezz'ora che avremo a disposizione. Per il momento passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora ricordo a tutti gli amici che ci ascoltano che siamo in diretta a reti unificate, quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Per quanto riguarda la Web TV, siamo su live stream, su Facebook, su Dailymotion e sul nostro canale TV Radio Science sul sito radiosaius.it. Antonella, ti la linea. Grazie, la giro subito a Massimo Bonella per un rapido aggiornamento. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella, alle 22:15 dalla redazione di RST Radio Saius TV e da tutte naturalmente le emittenti collegate a taglio locale. Subito le notizie. Allora, in breve, Trump sembrerebbe che possa avere un ruolo significante come mediatore della crisi in Qatar. Andiamo avanti, ve l'ho data in sintesi, non voglio farvi perdere tempo, so che avete a breve un ospite molto importante. Dunque, veniamo subito alla notizia in primo piano di quest'oggi nel veneziano, il devastante incendio a ridosso della laguna a Porto Marghera, proprio davanti, potremmo dire, alla città storica veneziana, che è praticamente bruciato un capannone di ingombranti, sostanzialmente dei rifiuti. Si parla di parecchi materassi. È andato a fuoco l'impianto EcoRicicli. Ecco, sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco. E pensate, il fumo è stato visto fin dalla provincia di Treviso. Il cessato allarme è stato praticamente, o meglio, il rogo è stato domato attorno alle ore 16. Per il momento c'è il cessato allarme. Ora, naturalmente, l'ARPA farà dei controlli per quanto riguarda la qualità dell'aria. A tale proposito, vi vorrei dare la lettura di un comunicato stampa del Movimento 5 Stelle nella persona di Cozzolino. Istituzioni competenti accertino eventuali danni all'ambiente e alla salute. Dunque dice questo: ho chiesto al governo che si accertino eventuali rischi all'ambiente e alla salute a seguito dell'incendio all'EcoRicicli Veritas, così si chiama l'azienda veneziana dei rifiuti Veritas. Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Emanuele Cozzolino, annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno e a quello dell'Ambiente. Già in passato, prosegue il comunicato stampa, da ultimo nel caso dell'incendio all'Eco X di Pomezia, prosegue il parlamentare, a seguito di prime rassicurazioni si è poi scoperta la presenza di materiali pericolosi coinvolti nell'incendio. Bene ha fatto quindi il comune di Mira a chiedere ai suoi cittadini di prendere tutte le precauzioni del caso. Sono certo che il Ministero dell'Interno, tramite i Vigili del Fuoco e le istituzioni competenti, stiano lavorando per accertare la natura dell'incendio e le sue cause. Quando si tratta di rischi all'ambiente e ai cittadini, però, ogni cautela è d'obbligo. Questo dunque per quanto riguarda il
il grande incendio di questa mattina nel Veneziano a Porto Marghera. Poi ricordo, le ultime notizie parlavano che il fumo, questa grande colonna di fumo nero che ha poi formato una vera e propria nube nera, un po' come se per darvi l'idea quando viene su un temporale. Ecco, tutta questa colonna di fumo, inclusa anche la nube, si è spostata verso la cittadina di Malcontenta, quindi verso la statale Romea, statale 309 Romea, e quindi andando poi in direzione della riviera del Brenta, lungo la statale che collega Padova con Venezia. Un po' per farvi capire, per chi ci segue da fuori ambito locale, quella strada dove ci sono tutte le ville venete, le più belle ville del Veneto. Ecco, questo è quanto, ecco, possiamo dirvi come ultime novità. Presente lì questa mattina c'era anche il sottoscritto che ha potuto seguire, vedere un po' l'andamento di questo situazione. Alle 22:19 non aggiungo altro, vedo che ultime notizie al momento non ce ne sono, allora io ridarei la parola subito a Antonella Intranò e Ugo Lombardi, noi ci sentiamo al termine per eventuali aggiornamenti. A voi la diretta. Grazie Massimo Bonella, e torniamo con il nostro direttore Giorgio Bongiovanni. Allora Giorgio, come dicevamo in apertura, sono trascorsi 25 anni dalla strage di Capaci prima e Via D'Amelio a distanza di soli 57 giorni. Abbiamo assistito alla solita parata di circostanza, ricchissima di retorica, interrotta solo dalle parole di Rita e Fiammetta Borsellino. Non abbiamo ancora una verità compiuta, Giorgio, su quello che è accaduto, soprattutto sui mandanti a volto coperto, come li ha definiti il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato. Qual è secondo te il peccato originale della classe politica di allora e attuale rispetto a questo stato di incompletezza? Allora, intanto sono d'accordo con l'affermazione che hai fatto sulla retorica e le passerelle. Purtroppo le stragi di Falcone e Borsellino e tutte le altre stragi con bombe o attacchi militari contro personalità politiche dello Stato, magistrati, giornalisti, cittadini comuni, hanno tutte queste stragi un filo rosso conduttore unico. In questo momento ho nelle mani una riedizione che invito i radioascoltatori a comprare del libro che ha suscitato molto scalpore nel 2008 e che oggi la casa editrice La Rizzoli, anzi no, mi scuso, Le Chiare Lettere, ripubblicano con una ristampa. Questa ristampa è un dato molto importante perché i libri oggi non se ne vendono più, quindi c'è una richiesta di lettori che vogliono rileggere questo libro, perché la critica scrive che, malgrado sia stato scritto nel 2008, quindi quasi 10 anni fa, è attualissimo. Cosa dice il libro Il ritorno del principe di Saverio Lodato e, appunto, lo hai citato tu prima, il procuratore generale di Palermo? C'è un attimo che arriva male la voce, un attimo soltanto. Difatti, questa sera è davvero molto molto complicato. Comunque, vediamo un po' di ripristinare il collegamento con Giorgio. Intanto, Rosario, mi darai tu un cenno quando sarà possibile riascoltare il nostro direttore? Sì, eccolo con noi di nuovo. Eccoci. Giorgio? Ecco. Giorgio? Niente, non arriva. Mi sembra che non ci sia un segnale ottimale questa sera. Aspetta che è caduto, allora, adesso lo riprendiamo. Sì, intanto io
Informo i nostri ascoltatori su quelli che sono gli ultimi articoli pubblicati sul sito di antimafia2000.com e intanto vi invito a leggere l'editoriale di Saverio Lodato, L'ultimo colpo di rasoio alla memoria di Giovanni Falcone. Eccoci. È ritornato. Sì. Ok. Allora, vi dicevo, quindi il primo... Niente. Rosario? Sì, non arriva. Mentre è arrivata un attimo la voce, poi è andata via. Eh sì, l'abbiamo perso di nuovo. Allora, cerchiamo di ripristinare il collegamento. Purtroppo i nostri ascoltatori avranno pazienza questa sera. Sono inconvenienti che purtroppo accadono. Quindi vi dicevo che c'è questo editoriale di Saverio Lodato, L'ultimo colpo di rasoio alla memoria di Giovanni Falcone, che va assolutamente letto. Perché? Perché si rifà proprio alla polemica scoppiata nelle ultime 24-48 ore rispetto alla pronuncia della Cassazione circa il diritto di Caterina, il diritto di farlo morire con dignità. Ecco Giorgio, purtroppo questa sera la tecnologia non ci accompagna. Sono col segnale... bene, non so che succede. Sarà un problema di Skype, purtroppo, evidentemente. Quindi ci parlavi di questo libro che è stato rieditato da Chiare Lettere. Esatto. Ora, le stragi in Italia sono state, fino a prova contraria, e lo sono ancora oggi, motivo di uso del potere politico con la violenza e l'omicidio. Quando una forza di potere non riesce o ha timore che con le elezioni democratiche il voto popolare non riesce, a rischia di non arrivare al potere, raggiungere la maggioranza, pone in essere per mantenere lo status del potere la cosiddetta strategia della tensione. Quindi nel libro si parla appunto del uso violento della politica anche attraverso l'omicidio. Ecco che quando uomini giusti, funzionari di Stato che al servizio del cittadino e della nazione, quindi mi hai chiesto di Falcone, ecco Falcone e Borsellino, hanno messo a rischio con la loro condotta intergerrima del rispetto della legge, la legge uguale per tutti, l'attacco diretto alle organizzazioni criminali che sono una parte di questo potere, e ponevano a rischio che determinati personaggi dal volto coperto, ma non tanto il volto coperto, il volto è scoperto, solo che non si ha il coraggio di dirlo e non si hanno le prove giudiziarie per processarli. Quando hanno messo a rischio che questo principe, che questo potere potesse vacillare, ecco che è scattata l'operazione appunto uso politico, uso della politica con la violenza e l'omicidio. E quindi sì, ricorda Falcone il 23 maggio, adesso il 19 luglio, Paolo Borsellino, è non solo la passerella, ma è l'inganno e il tradimento, perché coloro che governano o i grandi poteri ricordano i martiri che loro stessi, con le loro condotte, nella migliore delle ipotesi, con le loro ipocrisie, con le loro indifferenze e con i loro ostacoli, hanno contribuito a far assassinare questi magistrati. Nella peggiore, addirittura, come io penso, il partito del governo italiano che ha governato 20 anni l'Italia, cioè il Polo delle Libertà, Forza Italia in particolare, i leader sono stati responsabili, se non della morte, ma di aver agevolato e aiutato Cosa Nostra in questi delitti efferati. Dovete ricordare tutti che ancora adesso è in carcere il fondatore
del partito di maggioranza che ha governato l'Italia, maggioranza relativa, ma maggioranza era, che ha governato l'Italia per 20 anni. E il fondatore di questo partito è il senatore Marcello Dell'Utri, sta scontando la galera non per corruzione, reato gravissimo, non per concussione, reato grave lo stesso, ma per concorso esterno in associazione mafiosa. Traduzione in italiano: lui fa parte della mafia, anche se non affiliato da esterno, ma fa parte della mafia. E la sentenza che condanna Dell'Utri si cita il presidente Berlusconi non come vittima, ma come personaggio che ha accettato che il suo delfino, il suo braccio destro Dell'Utri, avesse rapporti. Non poteva non sapere che il suo braccio destro aveva rapporti con la mafia, con la quale lui si è prestato a colloquiare, a scendere a patti o a fare affari. Sebbene non sono state raggiunte le prove che Berlusconi è mafioso, però nella sentenza si parla che lui era a conoscenza perfettamente dei rapporti di Dell'Utri. Ora, perché sto citando Dell'Utri e Berlusconi? Non voglio infierire, anche perché Berlusconi è vecchio e ormai è sul viale del tramonto, ma per far capire agli ascoltatori che Falcone e Borsellino sono stati fermati da quei soggetti politici di potere che avevano stipulato un accordo con Cosa Nostra e le organizzazioni criminali uguali o inferiori a Cosa Nostra, come l'Ndrangheta, che adesso forse è addirittura superiore, per poter sopravvivere e continuare a fare i loro affari sporchi. E questo è successo durante le stragi, questa trattativa, questa ricerca di contatto con i nuovi soggetti politici e con il nuovo potere. Ora, molti di questi personaggi che all'epoca trescavano o già erano nelle mani di Berlusconi vengono qua giù a Palermo, qui nella nostra città dove mi trovo adesso, a fare passerella, a esaltare Falcone. C'è un signore che si chiama Martelli, e deve ringraziare il Dio che io lo chiamo signore, perché lo chiamerei in un altro modo, che si era messo sotto le ali di Giovanni Falcone quando l'ha chiamato al Ministero degli Affari Penali, il ministro Martelli della Giustizia, che fu stregato da Falcone, perché in quel periodo Martelli fece e collaborò delle leggi antimafia pesanti, ma lui aveva preso i voti della mafia a Palermo nell'87, e poi ha dichiarato al processo trattativa che lui è stato defenestrato da ministro grazie a un accordo. Queste sono dichiarazioni al processo trattativa che io ho ascoltato con le mie orecchie di fronte a Nino Di Matteo. È stato defenestrato grazie a un accordo massoneria, mafia e politica. Ora, questo signore durante l'anniversario di Falcone dice che Di Matteo e Ingroia sono i giudici peggiori e che gli eredi non sono loro, e praticamente fa un discorso completamente all'opposto. Infatti io gli ho chiesto, ma non mi ha risposto ancora Martelli: ma allora tu perché hai fatto quelle dichiarazioni in aula a Di Matteo che ti interrogava, che sei stato defenestrato da un accordo politica mafia massoneria? Quindi, cara Antonella e caro dottore, cari tutti, il problema non sono più i mandanti a volto coperto, che già sono un grave problema, ma il cuore del problema è capire se ce ne vogliamo uscire e concludere con questa situazione gravissima che viviamo nel nostro paese ormai da oltre 60 anni, e se vogliamo abbattere quel sistema criminale integrato, così lo chiamano i magistrati veri eredi di Falcone e Borsellino,
e quindi Di Matteo, Scarpinato, e Gratteri, Lombardo e altri come loro, questo sistema criminale integrato va scoperto e abbattuto, altrimenti ci saranno altre stragi, no, cambierà tutto per non cambiare niente, e più avanti andiamo meno possibilità di vita e di futuro avranno i nostri giovani. Prego. Giorgio, una frase che ho ascoltato e mi ha lasciata abbastanza perplessa, devo dire, è stata quella del presidente Piero Grassi, che ha detto: perché ci siano dei, si giunga alla verità, ci vorrebbe un altro pentito di mafia. Ma allora dobbiamo affidarci... No, lui si riferiva a pentito di mafia, ma dall'interno dello Stato. Ci vorrebbe uno come Martelli, il quale invece di lanciare messaggi di intimazione a chi sa lui, quando al processo ha detto: io sono stato eliminato politicamente da un accordo massoneria, politica e mafia, perché non si ripresenta di nuovo di fronte a Di Matteo e ai colleghi e di fronte alla corte che sta presiedendo il processo di Palermo e ci spiega che cosa sono questi accordi massoneria, mafia e politica, e ci dica tutta la verità invece di sparare delle castronerie? Perché Martelli, da un lato lo ammiro che fa queste esternazioni che per la verità nessun politico in Italia aveva mai fatto, dall'altro poi fa marcia indietro accusando che il processo trattativo è una farsa, eccetera. Quindi ci vorrebbe un pentito di Stato, ci vorrebbe che il signor Gianni De Gennaro, non da pentito, da grande funzionario qual è stato, ci raccontasse tutto quello che sa. Ci vuole che Bruno Contrada, che già ha scontato tutta la sua pena, invece di insistere con le utopie che lui è innocente, ci dice quello che sa, e tanti altri personaggi di quell'epoca che non vogliono parlare. Paradossalmente hanno più onore i mafiosi che si pentano e ci hanno raccontato la verità, quelli pentiti veri ovviamente, quindi da Buscetta a Gaspare Spatuzza, a Nino Giuffrè, lo stesso, purtroppo lo stesso Brusca con gli alti e bassi, quello che ha schiacciato il telecomando, e Gaspare Mutolo e tanti altri hanno più onore di questi sporchi politici maledetti, perché non ho altre parole come definirli, che sanno le stesse cose o cose peggiori di quelli che hanno saputo i mafiosi che hanno premuto il tasto delle bombe e non lo vogliono raccontare. Ancora il ministro Mancino insiste spudoratamente dalla faccia che ha che lui non sa niente, quando abbiamo le prove ormai quasi definitive che in questa trattativa c'erano coinvolte fino al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfa. Giorgio, a proposito di pentiti, non possiamo dimenticare nella relazione che ha tenuto il magistrato Di Matteo nell'incontro con i Zillini, quando a proposito di un pentito, mi riferisco a dottor Cancemi, esatto, riferiva alcune considerazioni che lo stesso pentito faceva in merito al valore della mafia, cioè diceva che se non fosse stata collegata alla politica non sarebbe stata, diciamo, non avrebbe avuto l'importanza che ha acquisito. Questa, diciamo, affermazione potrebbe indurci a fare, secondo te, considerazioni identiche in ogni città, in ogni provincia, dove gran parte della politica prende voti soprattutto dalla collusione con le organizzazioni mafiose? Sì, dottore Galo, guarda, dottore mio, il problema
è molto grave. Salvatore Cancemi, che io ho avuto la fortuna, veramente la fortuna, io e un altro collega della RAI, bravissimo, adesso critica, che lo stanno attaccando da tutti i lati, il presentatore Ranucci, quello di Report. Ebbene, questo collega Ranucci di Report, il sottoscritto, abbiamo avuto la fortuna, gli unici due giornalisti in Italia, lui per brevissimo tempo lo intervistò per 15 minuti, mentre io l'ho intervistato per 8 settimane a Salvatore Cancemi. Ho fatto anche un libro che uscirà alla ristampa all'anno nuovo. Leggetevelo, perché Salvatore Cancemi, che è morto, dicono per malattia, ma io ho dei dubbi, perché l'ultima volta che l'avevo incontrato 4-5 anni fa era vivo e vegeto e stava, scoppiava di salute, e poi è morto per malattia. Era depositario di un segreto molto forte, grande, che a me aveva rivelato in parte, ma volevo approfondire, e ai magistrati aveva dato accenni in tutti i processi molto chiari di questi segreti che Cancemi aveva, del rapporto mafia-politica. Cioè lui aveva accesso diretto a Riina, non era un pentito che diceva ho saputo dal tizio il quale l'ha detto a Caio, lui parlava con Riina personalmente e aveva accesso, perché ogni settimana aveva un incontro, lui e un altro grande capomafia, Raffaele Gangi, si vedevano con Salvatore Riina. Ora è Riina che ci dice l'importanza che aveva Salvatore Cancemi. Quando intercettato in carcere commenta nel 2013 con il suo compagno di Aria Libera in carcere, dice, e poi Salvatore Cancemi mi dice, questa è Riina che parla, ma se scoprono i nostri confratelli, se scoprono veramente che cosa abbiamo fatto a Capaci, che succede? Finisce cosa nostra. Questo è il commento che fa Riina al suo interlocutore, facendo capire che Cancemi era uno dei pochissimi depositari del segreto dei segreti, e cioè che a fare la strage di Capaci e Via D'Amelio non è stata solo cosa nostra. Certamente c'erano personaggi appartenenti allo Stato italiano, e forse non solo allo Stato italiano. E questo quindi avvalora l'ipotesi di cui parlavamo prima. Se è vero, diciamo una proprietà, come dice, transitiva, sillogica, se è vero che è stata, diciamo, valorizzato il rapporto che c'era e c'è tra la Cosa Nostra e la politica a livello quindi alto, la stessa cosa dovrebbe valere per i rapporti magari ridimensionati che esistono in ogni provincia o città d'Italia, e questo significa che viene data quindi maggiore identità a questa quest'opera di collusione che inficia ogni rapporto di voto, ogni manifestazione di voto. In questo caso le votazioni quasi sempre sono quindi determinate da questo rapporto di collusione. È scomparso di morte violenta il voto di opinione? No, esattamente non è così. Sarebbe veramente la fine se fosse così. Diciamo che è più complicato, per quanto banale, è molto più complicato il problema. Il problema è che a livello nazionale c'è una forte alleanza tra la mafia e la politica. Il problema oggi è ancora più grave, perché la mafia prima faceva accordi con i politici, con i partiti, tentava e otteneva spesso degli appoggi politici. Adesso la mafia è nella politica, non ci sono uomini che devono incontrarsi con i mafiosi e accordarsi. Gli uomini, molti di questi personaggi eletti, sono mafiosi. Cioè la mafia è dentro
il Parlamento, sia della Camera dei Deputati che del Senato. Quindi c'è l'accordo dove non riusciamo a mettere un uomo nostro nella politica, ma c'è soprattutto a livello del Parlamento nazionale. Le questioni locali sono il problema un pochino diverso, adesso spero di arrivarci. Mettiamo, noi entriamo nel Parlamento e quindi i personaggi, c'è un processo importante condotto a Reggio Calabria dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, il quale sta cercando di dimostrare in un processo dove sono alla sbarra mafiosi e politici, che l'Andrangheta ha uomini suoi affiliati nell'assoluto segreto e nell'assoluta invisibilità, che sono senatori, deputati, personaggi di Stato. Quindi la situazione si è evoluta. Riina e Provenzano, Zoticoni, dove avevano bisogno dell'intermediario per avere accordi e alleanze con la politica. Adesso la mafia non è più di Riina e di Provenzano. I mafiosi sono laureati, hanno diverse lauree e entrano nel potere, ma sono assassini, criminali e feroci tanto quanto lo erano Riina e Provenzano. Nelle questioni locali ancora c'è, nella maggioranza del sud ma anche al nord, nord-est e nord-ovest, c'è il do ut des, cioè io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Non escludo che anche nelle località, diciamo nelle province, ci siano persone elette nei consigli comunali, regionali e provinciali, che sono i cosiddetti invisibili. Abbiamo coniato questo nome, gli invisibili, come personaggi che fanno parte della struttura criminale, affiliati e hanno anche dei gradi altissimi nell'organizzazione della cupola, che sono stati eletti con il voto della gente. Quindi non è più un accordo, siamo dentro il potere direttamente, dice la mafia. Quindi si è spostato il campo di battaglia, è come se avessero stessero invitando i loro competitori, in questo caso magistrati di valore, a salire di livello, perlomeno a livello politico voglio dire, perché possano quindi svolgere la loro battaglia laddove loro si sono insediati e non ci sono quelli che possono combatterli. Questo giustificherebbe la voglia e la necessità di entrare in campo il potere giudiziario a livello della politica attiva. Pronto? Sì, Giorgio, mi hai sentito? Non so se hai sentito la domanda. L'ultima parte no. Ecco, dicevo, tutto questo induce il potere giudiziario, quello coraggioso, quello che ha voglia di combattere veramente, la necessità di raggiungere queste forze, di questi antagonisti che si sono insediati quindi nel potere costituzionale ma anche quello legislativo, raggiunge questo campo di battaglia per loro lontano, cioè è una lotta impari. Se non raggiungo quel campo di battaglia non possono esercitare una lotta di livello. Che ne pensi? D'accordo, però noi sappiamo nello stesso tempo, ripeto, grazie alla bravura e all'alta etica professionale in questo caso del dottore Lombardo, che se un magistrato si impegna con sacrifici enormi e con il rischio della vita, si possono ottenere dei risultati. Lui è riuscito a far arrestare un senatore della Repubblica che è tuttora in carcere, o gli arresti domiciliari non mi ricordo, perché ha dimostrato nelle indagini preliminari, adesso cercherà di dimostrarlo nel processo, che lui è l'Andrangheta dentro. Quindi con le intercettazioni, con i pentiti e con indagini molto serie ha smascherato che c'è un livello di mafia oggi, quella che abbiamo chiamato la mafia invisibile, che sta cercando di, o lo sta già facendo, di comandare in Italia. Cioè adesso i mafiosi non si fidano, pensate
Ma pensate che adesso, che cosa vi sto dicendo adesso e vi mettete a ridere? Nemmeno più i mafiosi si fidano dei politici. Ma è un fatto reale. I mafiosi non si fidano più dei politici e quindi mettono loro uomini dentro i parlamenti, perché i politici sono così scadenti, falliti, corrotti e inaffidabili, che persino le alte organizzazioni criminali con le quali fanno accordi non si fidano più nemmeno loro. Quindi come possiamo fidarci noi cittadini della politica se manco la mafia si fida più della politica? Questo è già... hanno dovuto uccidere, sono stati costretti a uccidere politici che avevano promesso alla mafia, sapendo di rischiare la vita, e non hanno mantenuto, e quindi sono stati uccisi. Pensate, se un politico adesso, la politica non riesce più a mantenere i patti con la mafia, pensate come possa mantenere i patti con la gente quando propagandano nei comizi: vi daremo questo, vi daremo quest'altro. E penso che questo, Giorgio, sia alla base della profonda disaffezione del popolo rispetto alla politica. D'altra parte i grandi numeri dell'astensione la dicono lunga riguardo. Però siccome sono le 22.49 e noi tra 10 minuti volevi chiedere su Rina, mi sembra, eh? Esattamente, sì, esatto, volevo chiederti, siccome abbiamo capito ormai che le cose non sono mai così come appaiono, soprattutto quando si parla di Totò Riina, la tua opinione rispetto alla pronuncia della Cassazione circa una sospensione di pena addirittura domiciliare per Riina, causa grave malattia? Allora, siccome io sono un giornalista che dirige un giornale da 17 anni e quindi praticamente rischio il delirio, e quindi considerate le mie dichiarazioni che farò tra un momento delle dichiarazioni deliranti, però fra qualche anno questa registrazione che sicuramente state facendo la riprendete e direte: beh, effettivamente in quel giorno era delirante, ma dopo tutto quello che è accaduto, purtroppo questo direttore di un giornale della città più famosa del mondo, forse purtroppo Palermo, aveva visto bene. Io quello vorrei che non accadesse assolutamente nulla, e prego che non accadrà nulla, e quindi che le mie dichiarazioni rimarranno nel delirio, e sarò felice. Adesso rispondo alla tua domanda, posso? Assolutamente. Ecco, allora, io credo che Riina, il sistema di potere integrato, il quale ha negli alti vertici dello Stato, Cassazione compresa, degli uomini come ce l'avevano con Carnevale. Adesso io non dubito del giudice che ha emesso la sentenza a favore della scarcerazione di Riina, non lo dubito, e non lo dico per evitare una querela, lo dico perché credo in quello che dico. Non dubito che l'abbia fatto in buona fede, ma il sistema e il momento politico che stiamo vivendo preme anche sulla magistratura e usa a volte la magistratura per raggiungere determinati risultati. Riina potrebbe, io credo di no, perché vinceremo noi, vinceranno i parenti delle vittime della mafia, noi cittadini, la società civile, e Riina rimarrà dentro. Ma il tentativo di portare agli arresti domiciliari Salvatore Riina è una strategia di menti raffinatissime e diaboliche per fare in modo che il capo della mafia, ancora fino a prova contraria, il capo della mafia più conosciuta e più potente del mondo, possa andare a Corleone a curarsi. Ed è il momento opportuno, curarsi 3 mesi, 2 mesi, 1 anno,
è il momento strategico per poi compiere una strage violenta affinché si possa consumare un colpo di Stato in Italia attraverso la solita strategia della tensione, e poi facilmente gli stessi personaggi che hanno organizzato e posto in essere l'attentato facciano ricadere la colpa a Salvatore Riina, che era stato scarcerato e aveva modo di poter organizzare i suoi uomini e fare una strage, e quindi evitare con una strage che potrebbe colpire in questo momento il primo nella lista e il giudice Nino Di Matteo. Ma ci sono anche altri come Lombardo, e c'è anche la società civile, perché se non riescono a colpire Di Matteo, e spero che non lo facciano mai, ma nemmeno i bambini e la gente inerme, possono mettere una bomba a Palermo facendo morire 100 persone e dare la colpa a Riina, che è il capro espiatorio il migliore in assoluto che c'è in questo momento, e fermare l'eventuale vittoria politica alle elezioni del Movimento 5 Stelle e l'eventuale nomina al Ministro della Giustizia o al Ministro degli Interni di personaggi magistrati che in questo momento potrebbero scoperchiare il pentolone e dirci la verità tutta sugli ultimi 50 anni di sangue in Italia. Questo lo impediranno, costi quel che costi. Soprattutto quando il PM Di Matteo dice: non sono contrario all'eventuale scesa in politica di un magistrato, ma deve essere tale e non ritornare in magistratura. Significa che se il Movimento 5 Stelle potrebbe, io non lo so se Di Matteo accetterebbe, ma lo dico come analisi politica, se uno come Di Matteo, uomo integerrimo, giusto, o un altro Lombardo, uno Scarpinato, uomini di questo tipo dovessero accettare dall'eventuale forza politica nuova che va al governo incarichi di altissimo potere, che sono il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia. Voglio ricordare ai radioascoltatori che il Ministro degli Interni è più potente del Presidente del Consiglio, perché è il capo di tutta la polizia italiana e può ordinare un colpo di Stato potenzialmente. Quindi questi uomini al Ministero degli Interni farebbero luce su quello che non è stato mai fatto luce, e coloro che in questo momento detengono, ecco il principe, detengono il potere in Italia, non possono permettersi un Di Matteo al Ministero della Giustizia o un Ministero degli Interni, uno Scarpinato, un Lombardo, un Gratteri. Quindi scagioniamo Riina, non scagioniamo, scarceriamo, facciamo una strage, la colpa della mafia, e la gente impedirà a forze nuove, più pulite senz'altro fino a prova contraria di quelle vecchie, di prendere il potere in Italia. Adesso ho finito questo delirio, ma vi prego di non dimenticarvelo mai quello che vi ho detto. Ma insomma, in questo delirio forse ci sarebbe anche qualche altra considerazione da altri che possono, diciamo, delirare in maniera diversa. Magari anche perché potrebbe... anche perché, scusate, anche perché le mie fonti a questo delirio, perché non sto dando nessuna prova, diventerebbero a quel punto prova legale delle dichiarazioni che sto facendo, e allora non sarà più un delirio, sarebbe materia degli scientifici di capire perché e per come queste notizie io le ho avute, e l'importanza di chi me le ha date dimostrerebbe che non è più un delirio, ma è una situazione in stato di compimento.
Cioè, questo progetto terroristico mafioso sanguinario è in fase di attuazione in questo momento che vi sto parlando. Ma sembra strano che un capo come lui abbia bisogno di andare, di uscire dal carcere per creare un attentato, visto che ha già fatto, già no. Minacciato tanto. No, no caro, no, no, lui non, lui in questo, lui è, viene usata la ferocia, la violenza, la diabolicità di Rina di dimostrare al popolo mafioso che lui ritorna a casa, ma lui viene usato, perché appena fanno l'attentato lo rimettono dentro, lo fanno morire, buttano le chiavi, e lui ancora una volta è stato usato, come è stato usato senz'altro nella strage di Via D'Amelio, perché Riina è l'esecutore materiale, ma qualcuno gli aveva promesso quello che poi non gli ha mantenuto, perché questo si è fatto 25 anni di carcere in silenzio aspettando questa sentenza, aspettando, quindi aspettando questa sentenza, perché lui simbolicamente, ecco perché questi giudici sono scriteriati, simbolicamente il popolo di Cosa Nostra, lui si è rivalutato, perché quando la Corte Suprema italiana dice possiamo scarcerare Riina, è l'oggetto più importante della trattativa quello, anche che adesso, anche che non lo scarcerano più, ma la sentenza è un segno per la mafia che alla fine, certo, lo zio Totuccio aveva ragione. E non bisogna dimenticare, Giorgio, anche che lui aveva prima dichiarato di voler parlare. Dire qualcosa, sì, esatto. Per poi ritrattare tutto dopo 10 giorni. Adesso, certo, arriva questo. Quindi, certo, minaccia al corpo. È chiaro che ci sia un tentativi di, diciamo, ancora una volta un dos bet, è abbastanza evidente. No, quello che non comunque io sembro di sapere tutto, ma per esempio una cosa che non so e che sto indagando: hanno fatto morire Provenzano in carcere, perché non riescono a fare morire Riina, quindi che cosa c'ha questo Riina che non possono permettersi di farlo morire? Questa è una bella domanda. Cosa c'ha che può dire se mi fate morire faccio uscire questo? Questa è una bella domanda, e attendiamo un'altra bella risposta. Non so dare io stesso una risposta. No, la considerazione che si faceva in un altro modo di delirare, che magari viene da altre fonti, cioè da altre volte, le considerazioni che l'uomo della strada può fare, potrebbe essere anche un tentativo di screditare l'altra parte con una forma di accordo, e cioè qualcuno lo fa uscire perché c'è un tentativo di accordo, è una maniera per screditare l'altra parte. Assolutamente sì, ma è un segno molto negativo, perché personaggi vassalli del principe che si danno messaggi e noi cittadini non ci capiamo niente, noi perché siamo, diciamo, addetti ai lavori, però sicuramente un messaggio, questo della scarcerazione di Riina, ha un potere che sta parlando a un altro potere. Chiedo scusa, scusami Giorgio, un attimo soltanto, perché arriva da Facebook la Clara, la nostra ascoltatrice, che fa una considerazione, dice: da semplice cittadina, dice, ho i brividi ascoltando il delirio. Scusate questa intromissione. Certo, certo. No, lo so, cara. Lo so. Io vi devo lasciare, purtroppo. Grazie Giorgio per essere stato con noi, e naturalmente buon lavoro. Ti diamo appuntamento per una prossima volta. Un bacione a te, grazie a tutta la redazione di antimafia2000.com. Grazie Giorgio, a presto. Una ciao Giorgio. Ciao. Bene, sono le 23:02, non so se Massimo Bonella ha degli aggiornamenti dell'ultima ora da darci. Beh sì, intanto diciamo una notizia di sport: amichevole a Nizza, Italia-Uruguay, Italia batte l'Uruguay 3-0. Poi come consuetudine una notizia, diciamo così, proveniente dalla finestra
dell'Istria. Come sapete, abbiamo questa collaborazione un po' sperimentale per dare le ultime novità che avvengono in terra istriana, nella vicina regione dell'Istria. Dunque ci spostiamo a Capodistria, facciamo capolino lì, venerdì 9 giugno alle ore 20:30 presso la chiesa di San Francesco, nell'ambito del sesto festival dell'Istro-Veneto, si terrà l'evento Dimmela Cantando, il festival della canzone inedita in Istro-Veneto. Ad organizzare l'evento è l'Unione Italiana e il Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria. Bene, con questa news guardo solo se per caso abbiamo qualche ultimo lancio. No, non abbiamo niente che comunque sia degno di essere posto sotto i riflettori. Allora, alle 23:04 restituisco la linea a voi, vi auguro un buon proseguimento di serata e altresì un saluto ai nostri ascoltatori. Grazie a Massimo Bonella, e considerata l'importanza delle dichiarazioni fatte questa sera dal nostro direttore Giorgio Bongiovanni Rosario, sarebbe forse il caso di ricordare ai nostri ascoltatori quando sarà possibile ascoltare la replica di questa trasmissione. Ma già per gli amici che ci seguono su Facebook, su Radio Saiuz, appena terminata questa trasmissione la trovano già subito, viene registrata su Facebook. Ovviamente da domani poi verrà messa anche su YouTube, sul canale YouTube. Benissimo. Quindi già subito, diciamo, appena abbiamo finito la trasmissione, già resta su Facebook registrata, se la possono riascoltare tranquillamente. Perfetto, grazie Rosario per questa ultima informazione, grazie soprattutto agli ascoltatori per averci seguiti anche questa sera fino a quest'ora tarda. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18:30 per la diretta di Spazio Aperto e di seguito alle 22 per la diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti per averci seguiti e buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti quanti.